Il significato di politica reale l'ho scoperto a 15 anni. Al terzo anno di liceo conosco il mio docente di storia e filosofia che mi spiega che la politica non è bianchi o neri o lotta tra bianchi o neri, ma è semplicemente occuparsi dei problemi che hai intorno. Per me, quando un cittadino si attiva per risolvere i problemi intorno a sé, in quel momento sta facendo la scuola politica più importante che possa fare, perché è in quel momento che tu capisci come funziona un processo sociale che porta alla risoluzione di un problema. E in quel momento capisci anche che l'unione dei cittadini riesce ad interessare la politica. Siamo in uno stato in cui la politica deve guadagnarsi da zero, anzi da meno 30, la sua credibilità. Io sono uno di quei cittadini che ha deciso di candidarsi perché ha trovato per 5, 6, 10 anni sul suo territorio un muro di gomma nelle istituzioni comunali e regionali. E oggi i movimenti che stanno nascendo in tutta Europa nascono prima di tutto in reazione a quel muro di gomma. Io sono un cittadino che viene dalla Terra dei Fuochi, per anni abbiamo portato al Presidente della Regione piani alternativi dei rifiuti, ma mai che ci abbia ricevuto un assessore o che ci abbia ricevuto il Presidente di Regione. Dopo che ci hai provato per 5-6 anni a dare un'opportunità a quella vecchia classe politica di ascoltarti e loro non lo fanno, l'unica cosa di cui puoi prendere atto è che quelle persone non sono più i tuoi rappresentanti e allora o cambi il paese o cambi paese. E oggi c'è una buona parte d'Europa che si sta riunendo in movimenti per provare a cambiare il proprio paese. Come? Cercando di entrare nelle istituzioni per portare dentro le istituzioni virtualmente a volte e anche materialmente altre volte tutti coloro che sono stati esclusi. Mio primo impatto reale col significato di politica è stato quando ero al liceo classico che frequentavo, dove c'erano più che altro nostalgici di sinistra e destra che mi avevano dato la percezione della politica come una battaglia tra un colore e un altro. Invece, al terzo anno di liceo conosco il mio docente di storia e filosofia che mi spiega che la politica non è bianchi o neri o lotta tra bianchi o neri, ma è semplicemente occuparsi dei problemi che hai intorno. E così mi spiegò chiaramente, disse: tu stai facendo politica anche quando insieme ai tuoi amici di classe andate dal dirigente scolastico per chiedere che i termosifoni partano secondo gli orari previsti dal ministero e secondo i giorni previsti dal ministero. E da lì mi si aprì un mondo. Lui mi disse: perché non ti candidi a rappresentante degli studenti? E entrai nel vero concetto di politica. Ho fatto per 3 anni il rappresentante degli studenti al liceo dopo quella spiegazione di politica e ho capito che non c'era bisogno di schierarsi con una parte o l'altra, ma capii che significava occuparsi dei problemi e quindi iniziai un percorso insieme a tanti altri amici miei studenti presentando una lista per rappresentante degli studenti, fui eletto e poi ho affrontato i problemi concreti della mia scuola. C'è stato un periodo di questo paese in cui si pensava che per fare politica bisognasse frequentare una scuola politica. Per me, non voglio portare me come esempio virtuoso, però come persona che è arrivata qui dentro e porta con sé un bagaglio. Questo bagaglio l'ho avuto principalmente nell'esperienza, non nelle nozioni politiche, nel senso che io qui applico molte delle regole che ho imparato. Perché? Perché a un certo punto nella mia città c'erano le strade con le buche o c'era una biblioteca che era sempre chiusa e insieme ad altri amici ho deciso di chiedere al sindaco di risolvere quei problemi. Se sei solo, magari il sindaco o il presidente della tua regione o il presidente del consiglio ti considera uno. Quando intorno a quel tema specifico, a quel problema specifico si mettono insieme più persone, quelle tante persone cominciano ad attirare l'attenzione e poi
poi trovi un politico che ti combatte o un politico che ti ascolta. Questo in Italia dipende molto dalla fortuna che hai e dalla posizione geografica in cui sei nato. In Italia siamo in una democrazia rappresentativa nella quale abbiamo dei rappresentanti e dei rappresentati. Il dibattito che c'è sempre nel nostro paese è quanto i rappresentati, oltre a dare il voto per delega al rappresentante, possano partecipare alle scelte politiche. Ed è un po' un gatto che si morde la coda che ha portato negli ultimi 30 anni ad una totale scollatura tra colui che vota ogni 5 anni per il suo rappresentante e il rappresentante che entra nelle istituzioni e si eclissava per tutti e 5 anni del mandato. Oggi questo sta cambiando. A New York hanno progettato i parchi pubblici coinvolgendo i cittadini del quartiere di New York, che è quanto un nostro medio comune per intenderci. In tanti comuni europei oggi i parchi, le realtà della tua città o della tua regione si realizzano con l'open space technology, che è una modalità di progettazione partecipata. Perché ci teniamo così tanto? Perché da una parte abitui i cittadini a controllare e a chiedere alla politica cosa si deve fare con priorità per il territorio, ma soprattutto il cittadino comincia a sentire proprio quello a cui ha partecipato. È importante perché se un cittadino partecipa alla creazione di un parco o partecipa alla creazione di una scuola, la sente di più propria e quindi la difende dagli atti vandalici di quei soliti 0,5% di cretini che in questo paese devastano tutto quello che costruiamo. Se invece tutto è asettico, se invece un sindaco scompare per 5 anni e molto spesso fa opere per spendere soldi e non spende i soldi per fare opere, questo meccanismo va in cortocircuito. La vera sfida oggi è essere consapevoli che il modello di democrazia rappresentativa che abbiamo avuto necessita, ma in maniera, come dire, vitale per la nostra democrazia, di interventi continui della cittadinanza sotto forma di democrazia partecipata. Chiamiamola ricognizione periodica delle volontà politiche della cittadinanza, perché la nostra società si evolve troppo velocemente per pensare che nell'arco di 5 anni il tuo programma elettorale o tu che stai chiuso in un palazzo come questo a 14.000 euro al mese possa pensare di capire quali sono le esigenze della cittadinanza. Credo che l'attuazione di una proposta di legge sia un percorso di creatività fantastico, nel senso che parte dal presupposto fondamentale che una volta rilevato il problema devi immaginare qual è la soluzione migliore. E prima ancora di mettere la penna sul foglio per cominciare a scrivere il testo di legge, devi necessariamente immaginare l'inizio e la fine degli effetti della legge che tu vuoi applicare, dello strumento legislativo che vuoi applicare. Facciamo l'esempio della soglia di povertà. Oggi abbiamo un problema grosso, ce lo dice l'Istat, 9 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà. La prima cosa che fa una forza politica che vuole lavorare sul territorio è percepire il problema. Quindi incontrare le persone attraverso i suoi parlamentari in ogni weekend o in ogni tempo libero. Quando incontri le persone scopri che c'è questo problema in Italia, perché ogni famiglia oggi ha un disoccupato, ha un figlio che non riesce a trovare uno sbocco lavorativo, ha un pensionato con una pensione minima, quindi ci sono una serie di fattori che ti fanno percepire il problema. Poi immagini come deve essere il paese che tu vuoi creare con le politiche pubbliche. Se tu metti al centro delle politiche pubbliche la persona, devi individuare una misura che permetta a quei 9 milioni di cittadini di vivere al di sopra della soglia di povertà, cioè arrivare a fine mese. Come si ispira la soluzione? Attraverso processi di democrazia diretta che chiamino periodicamente i cittadini a decidere su temi. Abbiamo un portale che si chiama Lex, su cui noi carichiamo le proposte di legge. I cittadini le commentano, tecnicamente si dice le emendano perché presentano delle proposte di modifica. Queste proposte di modifica vengono prese in considerazione da noi, quelle di buon senso vengono inserite. Poi si incontrano gli attori sociali che si occupano del tema, che ti danno un ulteriore contributo a quella proposta di legge. Quelli che si occupano di povertà, ma anche quelli che si occupano di mafia, anche i giudici minorili, perché di quei 9 milioni di poveri 3 sono minorenni.
Dopodiché, in Italia, quella che è la sintesi per arrivare alla soluzione è stata istituzionalizzata nel dibattito parlamentare. Si porta il testo di legge dopo che hanno partecipato le realtà extraparlamentari alla compilazione di quella proposta nelle commissioni competenti e si inizia il dibattito parlamentare per poi portarlo al risultato finale che è l'approvazione. Questo però, l'approvazione di una legge, quindi l'approvazione di una soluzione, non conclude il percorso. Quella legge va monitorata, va tenuta sotto controllo e quindi noi quello che facciamo è ricevere continuamente feedback per eventualmente proporre nuove modifiche, in quanto una legge è un testo generale ed astratto che riguarda un particolare problema. L'applicazione della legge è tutt'altro, soprattutto in un paese come l'Italia dove la pubblica amministrazione ha un grande peso nell'applicazione di una legge. Oggi i nuovi movimenti che stanno nascendo in Europa hanno un grande vantaggio. Uno, sono pieni di risorse, giovani non per forza anagraficamente, cittadini che si avvicinano per la prima volta alla soluzione dei problemi politici. Quindi non portano con loro un retaggio ideologico che qui oggi porta a scontrarsi al di là della questione da risolvere. Seconda cosa, sono movimenti agili, perché non hanno bisogno di soldi. Le altre forze politiche europee, quelle di vecchia costituzione, hanno bisogno di tanti soldi e di strutture pachidermiche che li ingessano. Questo gli permette un'agilità che io credo consentirà in Europa, soprattutto nel sud dell'Europa, a Davide di sconfiggere Golia. Noi oggi siamo ancora in una fase di transizione. Siamo in una fase in cui la democrazia rappresentativa sta indietreggiando a favore della democrazia diretta. Dobbiamo capire quanti passi in avanti vogliamo fare nella nostra storia, ma alla base di tutto io vedo la partecipazione diretta dei cittadini alle politiche pubbliche. Se un giovane oggi in Italia, ma anche un cittadino giovane politicamente, cioè un cinquantenne che non ha mai avuto rapporti con partiti o è un deluso dei partiti, volesse oggi intraprendere un percorso politico, la prima cosa che deve fare è guardarsi intorno, riconoscere i problemi e le mancanze che ha il suo territorio e incontrare, provare a cercare altri cittadini che come lui non ne possono più di vedere quelle disfunzioni intorno a sé, perché pagano le tasse però non vedono i servizi, mettersi insieme e cominciare un percorso per risolvere quel problema. Quale sia il percorso è quasi obbligato, sbatti contro l'amministrazione pubblica e da lì a te sta la capacità, la caparbia di riuscire ad ottenere il risultato.